Un altro brodo di cultura però del gruppo di Bloomsbury, forse conviene nominarlo, è la cerchia di Lady Ottoline Morrell, che era un personaggio molto noto al tempo, che è molto ricca, una nobile, veniva dal mondo aristocratico, che aveva molti amanti, che sposò uno dei più noti libertini del periodo, che era questo ricchissimo Philip Morrell. Un po' matto, appassionato di arte, collezionista, e i due diciamo, si uniscono in quella che all'epoca stessa veniva considerata una coppia aperta. Siamo nel 1902, quindi lo fanno apertamente. Tanto che lui va con insomma, tutta una serie di personaggi, uomini, donne, non è il problema, e lei invece ha che. Cioè, Lady Ottoline Morrell va cioè, è amante di Bertrand Russell, è amante di metà dei Fabiani, di quella che poi diventerà l'amante di Lytton Strachey, di Roger Fry. E questa aveva una casa a Bloomsbury. Non solo, aveva un grande palazzo, prima, perché poi diciamo perde un po' di soldi, però all'inizio aveva una grande tenuta che si chiamava Gersington Manor, che è diventata molto famosa nella storia della letteratura inglese, perché fu frequentata da tutti quelli che diventeranno gruppo di Bloomsbury, quindi diciamo qualche anno prima, che poi anche contemporaneamente alle riunioni del venerdì del gruppo di Bloomsbury, ma anche da Aldous Huxley. Noi lo ritroviamo sempre. Sì. Aldous Huxley conosce Cerchiamo di buttarlo fuori dalla finestra, ma lui rientra. sempre. Lui era proprio un prezzemolo. Sì. Lo conoscevano Aldous Huxley. Quelli del gruppo di Bloomsbury lo consideravano troppo snob, era troppo in alto per loro, nel senso che era molto snob, evidentemente lui aveva un modo di comportarsi che loro non apprezzavano. Lui conosce da questa Lady Ottoline, che diventa tra l'altro amante di metà del gruppo di Bloomsbury, anche se aveva un'età un po' più matura. Lì Aldous Huxley conosce la sua prima moglie, che si chiamava Maria Nice, che era una belga, che secondo me, io questa cosa non ho approfondito, era una parente. Probabilmente una nipote di quel famoso pittore che si chiama Balthus, quello terribile, quello che fa quei quadri, è presente. Sì. Ecco, lì chi troviamo nel gruppo, quindi, allora sono due cerchie, quello di Bloomsbury e quella di Lady Ottoline Morrell, quasi sovrapposte, o comunque tangenti, molto vicine, tutti conoscevano tutti. Questi sono, è proprio un ambiente, no? E lì incontriamo anche, oltre a Bertrand Russell e a molti Fabiani, incontriamo Gerard Heard, che frequenta la casa di Lady Ottoline a Bloomsbury e il Manor, Gersington Manor, è quel personaggio che andrà con gli Huxley in California. E che diventerà diciamo, un adepto dell'LSD e del Vedanta per l'Occidente. No? Poi lì ci vanno, non so, Lawrence, le sorelle von Richthofen, insomma, quello stesso mondo in parte che ritroviamo a Monte Verità, frequenta il gruppo di Lady Ottoline Morrell. E poi il gruppo di Lady Ottoline Morrell è anche, si riversa, diciamo, nel gruppo di Bloomsbury.